Buon salve, benvenuti e bentornati sul mio canale. Proprio poco fa l'Italia ha vinto la sua prima partita contro la Turchia per 3-0, quindi come si suol dire sono presa bene. E potete anche un po' intuire l'orario in cui sto girando questo video, ma vabbè, talmente sono presa bene che ho deciso di girare questo video in fase notturna. Talmente sono tante le energie accumulate durante questa partita che dovevo farlo uscire in qualche modo ed eccomi qui a girare questo video. Cerchiamo di far uscire queste energie. Su. Se con lo scetto di Creamy vi siete sentiti molto fieri di essere vintage, adesso vi farò essere fieri di essere vintage anche tramite un videogame, soprattutto perché è stata un'icona di fine anni 90, almeno per quanto mi riguarda. Tante sono state le icone videoludiche nel corso di questi anni, ma alla fine degli anni 90, soprattutto con i titoli PlayStation, ce ne sono state non poche. Tra queste possiamo ricordare Crash Bandicoot, Rayman, Spyro the Dragon o Spyro the Dragon, come lo volete dire lo dite, giusto per citarne qualcuno. E se a voi vengono a mente altre mascotte, altre icone, scrivetele sotto nei commenti. Ma un'altra importante icona che ha terrorizzato ma anche affascinato i trentenni come me è stato proprio Medieval o semplicemente Sir Daniel Fortescue, questo guerriero che al servizio del signore delle terre del suo mondo, che in questo momento non ricordo come si chiama, ha combattuto e vinto, secondo questa leggenda che si narra da secoli e secoli, una battaglia per difendere Gallomir. Ecco, ora mi è venuto Gallomir. Prova che il mio cervello funziona bene di tanto in tanto. Questa battaglia vedeva scontrarsi gli abitanti di Gallomir e i suoi più forti e valorosi guerrieri contro il cattivissimo e potentissimo mago Zarok e il suo esercito di demoni e non morti. Alcuni hanno tramandato questa leggenda che a quanto pare renderebbe questo personaggio molto eroico, fortissimo, amato da tutti. Ma chi ci ha giocato sa che la verità è ben altra. Se volete, io vi lascio nel dubbio e se ho creato un po' di interesse vi invito a recuperare questo titolo, anche perché è stato fatto un remake per PlayStation 4. Vi do giusto tempo, qualche secondo. Ebbene, questa leggenda che si tramandava era proprio una fake news, come diremmo oggi. Praticamente il nostro eroe non è proprio un eroe. Diciamo che sì, lui si è trovato in mezzo alla battaglia, è stato il primo a prendere la carica contro l'esercito di Zarok, ma è stato colpito immediatamente ed è schiattato sul momento. Quindi tanto valoroso non è e non sono nemmeno certa che sia andata così, ma comunque non è così eroico come lo volevano far passare. Tutto sommato il suo corpo è stato preso ancora caldo e messo nella sua cripta a dormire per sempre in pace. Ma il destino volle che Zarok tornò a rompere un po' le balls al resto del villaggio di Gallomir e non solo, anche perché, diciamo, dopo tanto tempo e con questo spirito di vendetta aveva delle pretese un po' più grandi rispetto alla prima volta. Ed è per questo che gli spiriti dell'oltretomba decisero di far resuscitare Seniel Daniel Fortescue, perché loro credevano alla leggenda del valoroso eroe. Lui ovviamente, nella sua versione scheletrica, decide di accettare il destino e di andar a combattere una volta e per tutte e seriamente Zarok, anche diciamo un po' per redimersi da quello che gli è realmente successo. In breve la storia è questa, ma vi assicuro che il gioco è molto molto carino. Ci sono tantissimi livelli che vanno dalle streghe ai pirati, ai fantasmi, ai zombie e addirittura anche nel regno delle formiche giganti, o meglio, non è che sono le formiche giganti, lui viene rimpicciolito da una strega per una missione secondaria. Ma se voi ci andate a giocare capirete di che cosa sto parlando, anche perché sicuramente adesso costerà pochissimo sul PlayStation Store e con pochi denari potrete fare l'investimento della vostra vita. Io ricordo che verso gli 8-9 anni, forse anche 7 anni, lo vidi giocare a mio padre. Mio padre prima era un assiduo giocatore di PlayStation, lo è anche tuttora ma molto meno perché comunque capite il lavoro. Ricordo che ci ha giocato tante ore e tanti giorni, perché ricordo che ai tempi non
era così facile reperire i codici per poter avere tutto e subito. Quindi inizialmente ti dovevi fare un po' così, come si suol dire, per poter conquistare tutti i gadget, tutte le armi e tutti gli accessori per poter diventare un grandissimo eroe e farlo molto molto grande a Zarok. Per certi versi può incutere timore se siete veramente piccolini, però vi assicuro che è soltanto apparenza, è un gioco divertentissimo, adatto a tutte le età. Ok, va bene, magari se siete così piccoli, giocatelo in compagnia di un genitore, di un vostro tutore o di un fratello o sorella più grande. Poi altro ricordo che ho di Medieval, io lo chiamo Medieval all'italiana, fatevene una ragione, è un cosplay che ha portato un mio amico tempo fa in una delle edizioni, in una delle ultime edizioni di Etna Comics, ma non solo, della versione di Sir Daniel Fortescue con la completa armatura dorata, la spada incantata blu e il suo scudo più potente, che sarebbe quello d'oro. Se riesco vi faccio vedere anche la foto, magari qui, giusto perché mi fa piacere condividerlo con voi, e anzi ne approfitto per salutare Ivan, che è il ragazzo sotto quella maschera. Ciao Ivan! Non adora che le persone parlino di lui o facciano vedere la sua faccia sul web, ma dato che ha indosso una maschera, credo che mi possa dare il permesso. E vedete, sia la maschera, sia le armi, lo scudo e l'armatura che sta indossando sono interamente fatte in carta pesta. Sì, signori, in carta pesta. Altro che materassino per yoga. Questa è bravura, signori. Questa è pazienza, signori. Questa è Art Attack. No, non è vero. No, invece sì, questo è Art Attack, un attacco d'arte. Lui è un genio, cioè è un genio. Una persona che riesce a concepire e fare un'armatura del genere completa con tanto di accessori e testa, che praticamente è la testa di Sir Daniel, è un fottuto genio, signori, non c'è niente da dire. Diamogli merito, anzi, applauso a Ivan, applauso. Comunque torniamo a noi, perché stiamo parlando proprio di questo titolo che ha segnato noi ragazzotti degli anni 90? Perché in questo tutorial, dopo essermi consultata anche con mio fratello, ho deciso di realizzare uno degli oggetti che lui utilizza per combattere. Non la spada, che mi sarebbe piaciuta farla ma è troppo grande e non saprei dove metterla, ma ho deciso di fare uno dei suoi 3 iconici scudi. Dicevo, consultata con mio fratello, perché io volevo fare in realtà tutte e 3 gli scudi, però era forse un pochettino troppo, quindi a lui ho girato la domanda: secondo te, fra i 3 scudi che Sir Daniel utilizza durante il gioco, qual è quello più rappresentativo? E lui mi ha dato una risposta secca e concisa: quello argentato. Ci sarebbe anche quello tondo ramato e quello rettangolare dorato, però effettivamente quello argentato durante il gioco, se non sbaglio, si vede anche l'icona che gira su se stessa, quindi direi proprio che era quello più idoneo per il tutorial di oggi. Ovviamente l'ho fatto in dimensioni ridotte perché non saprei dove metterlo, però magari in seguito, se a voi piace l'idea e se riuscite a convincermi soprattutto, scrivetemi sotto nei commenti se volete vedere anche la versione dello scudo di rame e dello scudo d'oro. In effetti sarebbe bello esporre tutte e 3 gli scudi. Nice. E vi dirò anche di più, fare questo scudo sarà molto molto più semplice dello scettro di Crimi. Lo so, lo scettro di Crimi è abbastanza semplice, come avete potuto vedere, ma questo lo è ancora di più, possono farlo anche i bambini senza l'accompagnamento degli adulti. I passaggi sono veramente pochissimi e bisogna utilizzare soltanto colla a caldo, il nostro, ovviamente, l'ospite d'eccellenza, il re dei re, il materassino per yoga, e poi giusto un paio di acrilici, quello nero e quello grigio o argentato, come preferite. Quindi intanto vi consiglio di andare a prendere online un'immagine di riferimento, quindi scrivete scudo Medieval, qualcosa del genere, andate a prendere lo scudo d'argento, mettetevelo davanti sul vostro schermo del PC, cellulare, tablet, TV, quello che volete, prendiamo tutti i nostri strumenti che troverete elencati anche nell'info box e adoperiamoci, scaldiamoci queste mani e facciamo questo bellissimo scudo. Seguendo l'immagine mostrata prima, ritagliate 2 scudi uguali. Specchiate le esagome per fare una forma simmetrica. Attaccate la l'una sull'altra per fare spessore. Ritagliate da gomma eva di scarto 3 mm la forma di un teschio. Specchiate sempre la metà del foglio per ottenere un disegno simmetrico. Con delle strisce larghe 2 cm di materassino per yoga, realizzate i bordi dello scudo.
Fatto questo, ho colorato una metà di nero e l'altra con acrilico argentato o grigio. Stessa cosa per il teschio, ma in modo invertito, per creare un gioco di contrasti. Incollate il teschio al centro dello scudo e sarà pronto. Eccoci qua con lo scudo terminato, o meglio, non proprio terminato. Io ancora devo decidere se lasciarlo così e appenderlo al muro piatto, così come se fosse uno stendardo, o aggiungere qui dietro giusto un appoggio per incastrare il braccio e usarlo come un vero e proprio scudo. Ma mi sa che la prima opzione mi sta molto molto solleticando l'idea, soprattutto se in un ipotetico futuro devo anche aggiungere gli altri due scudi. Non vi preoccupate dell'immagine che scegliete, magari quella che avete trovato voi trova i colori al contrario, ma tanto alla fine lo scudo sempre quello è la stessa cosa, quindi non vi preoccupate, non è un errore grave. Come potete vedere è abbastanza semplice, nemmeno c'è bisogno di fare dei chiaroscuri, basta soltanto una spennellata di nero, una spennellata di argento o grigio e lo scudo è pronto. Io, siccome ho voluto strafare, ho fatto soltanto il bordo dello scudo con l'effetto tamponato, giusto per dargli quel tocco in più che piace dare a me ai miei oggetti. Mi raccomando, la perfetta simmetria deve essere diviso in modo uguale e anche qui la testa dello scheletro deve essere perfettamente simmetrica. Lo stesso procedimento lo potete fare anche con gli altri due scudi che sicuramente avrete visto online durante la ricerca di questo qui in particolare, cambia soltanto la forma e il colore, ma siamo sempre lì. Se siete quindi dei nostalgici e amanti di questo titolo, questo scudo è uno degli oggetti che magari potreste aggiungere alla vostra collezione di oggetti nerd nella vostra game room. O anche un'ottima idea a regalo per qualche vostro amico o parente che è affezionato a questo titolo. Come avete potuto vedere, il tutorial è abbastanza semplice, vi ho fatto vedere solo i passaggi fondamentali perché mi sembrava superfluo farvi vedere tutta la colorazione e tutti i passaggi uno per uno, quindi vi ho spiegato in breve cosa bisogna fare per semplificare il tutto per ottenere un buon risultato. Domanda che mi sono dimenticata di farvi e ne approfitto adesso: dato che prima abbiamo citato certe mascotte, io ne ho citate alcune ma magari a voi ne sono venute nel frattempo in mente altre, scrivetemi nei commenti qual è la vostra preferita. Fate parte del team Crash, del team Sir Daniel, del team Spyro o Spiro, del team Rayman o del team Tombi? Vediamo se qualcuno si ricorda di Tombi. Per chi si è approcciato, si sta approcciando a questo titolo, vi consiglio anche di recuperare Medieval 2. Ovviamente non trovate il remake perché purtroppo non l'hanno fatto e spero che lo facciano dato che già hanno fatto il primo. E vi giuro, il secondo è ancora più divertente del primo, molto più demenziale. Vi dico soltanto una cosa: se nel primo abbiamo toccato degli elementi fantasy come zombie, streghe, demoni, draghi, tutto quello che volete, qui nei primi livelli, vi dico solo questa cosa, troveremo i dinosauri. Signori, non vi sto a dire il contesto perché dovete giurarmi che ve l'andate a recuperare anche con un emulatore, anzi forse solo con l'emulatore potete farlo. Però per favore, fatemi questa cortesia, andatevelo a recuperare perché è veramente un gioiellino di gioco, non ve ne pentirete. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Se voi riuscirete a realizzare questo scudo o gli altri due, mandatemi le foto, video, tutto quello che volete in privato sui social che troverete giù in info box insieme al sito di Ko-fi. Cos'è Ko-fi? È un sito dove voi, a vostro buon cuore, sempre se volete, ricordate, nessun obbligo, se mi volete bene o anche se volete soltanto bene i miei gatti che ogni tanto compaiono nei video e loro vogliono tanto
bene a voi, potete dare dei piccoli contributi per aiutare questo canale ad avere una lunga vita e a fare degli upgrade. Detto questo, spero in cuor mio che seguiate il mio consiglio, veramente ci tengo tantissimo e non lo dico tanto per dire, ma se vi volete divertire, questo è il titolo che è fatto apposta per voi, per tutte le età. Suggeritemi sotto nei commenti altri oggetti cosplay che vorreste vedere realizzati, di qualsiasi ambito nerd vedrò di fare del mio meglio se posso. E ci vediamo alla prossima. Ciao!